Salve a tutti! Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla morte di Giovanni Verga, quindi abbiamo deciso di leggervi una delle sue novelle. Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840 e muore nel 1922. Vive a Milano tra il 1865 e il 1871. Fu il più grande scrittore verista e i suoi scritti più importanti furono I Malavoglia, pubblicati nel 1881, Mastro Don Gesualdo, pubblicato nel 1883, Rosso Malpelo, novella scritta nel 1878 e pubblicata nella raccolta de Vita dei Campi nel 1880. Ed è proprio questa, Rosso Malpelo, la novella che vi leggeremo oggi. Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava dell'Arena Rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana. E siccome era Malpelo, c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi. Nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più, e in coscienza anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano come un cane rognoso e lo accarezzavano coi piedi allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie ai suoi pari. E ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravano dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei ci ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dall'asino grigio, senza osar dilagnarsi. Era sempre cencioso e sporco, di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa e aveva altro bel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Non di meno era conosciuto come la Bettonica per tutto Monserato e la caverna, tanto che la cava dove lavorava lo chiamavano la cava di Malpelo, e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma, lo tenevano addirittura per carità e perché Mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava. Era morto così che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell'ingrottato. E da che non serviva più, s'era calcolato così ad occhio col padrone per 35 o 40 carra di rena. Invece Mastro Misciu sterrava da 3 giorni e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come Mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone. Perciò appunto lo chiamavano Mastro Misciu Bestia ed era l'asino d'abbasto di tutta la cava. Ehi, povero diavolaccio, lasciava dire e si contentava di buscarsi il pane con le sue braccia invece di menarle addosso ai compagni e attaccar righe. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle soperchierie
cascassero sulle sue spalle e così piccolo com'era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri «Va là che tu non ci morrai nel tuo letto come tuo padre». Invece nemmeno suo padre ci morì nel suo letto, tutto che fosse una buona bestia. Zio Mommo, lo sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l'avrebbe tolto per 20 onze, tanto era pericoloso. Ma d'altra parte tutto è pericolo nelle cave e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare l'avvocato. Dunque, il sabato sera, Mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro, che l'Ave Maria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n'erano andati dicendogli di divertirsi a grattare l'arena per amore del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ehi, che c'era avvezza alle beffe, non dava retta e rispondeva soltanto con gli «ah, ah» dei suoi colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava «Questo è per il padre, questo è per il vino, questo per la gonnella di Nunziata». E così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante. Fuori dalla cava il cielo formicolava di stelle e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di pancia e dicesse «Oi, anch'esso!». Malpelo andava sgomberando il terreno e metteva a sicuro il suo piccone, il sacco vuoto e il fiasco del vino. Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli «Tirati là, oppure sta attento, bada che se cascano dall'alto dei sassolini o dell'arena grossa e scappa, tutto a un tratto, panf!». Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa l'arena traditora allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta ed il lume si spense. L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava si trovava a teatro quella sera e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo, che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di Monserato strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia che era toccata a comare santa. La sola poveretta che non dicesse nulla e sbatteva i denti invece quasi avesse la terzana. L'ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando che la disgrazia era accaduta da circa 3 ore e Misciu Bestia doveva già essere bella arrivata in paradiso, andrò proprio per scarico di coscienza con scale e corde a fare il buco nell'arena. Altro che 40 carre! Lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Dall'arena ne era caduta una montagna tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata con le mani e doveva prendere il doppio di calce. Ce n'era da riempire della carra per delle settimane. Il bell'affare di Mastro Bestia. Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava come una bestia davvero. «Toh!» disse infine uno. «E Malpelo, di dove è saltato fuori adesso?» Se non fosse stato Malpelo, non se la sarebbe passata liscia. Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava con le unghie colà nell'arena, dentro la buca, sicché nessuno si era accorto di lui. E quando si accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto e tale occhiacci inventrati e la schiuma alla bocca da far paura. Le unghie si erano strappate e gli pendevano dalle mani, tutte in sangue. Poi, quando vollero toglierlo di là, fu un affare serio, non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato e dovettero afferrarlo per i capelli per tirarlo via a viva forza. Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre, piagnucolando, ve lo condusse per mano.
giacché alle volte il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella galleria e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava bruscamente, con la zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrasse nelle orecchie, d'altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più triste e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano di chi gli dà il pane e le botte, magari. Ma l'asino, povera bestia, sbilenca e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo. Ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: «Così creperai più presto!» Dopo la morte del babbo, pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo e lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono con l'anello di ferro al naso. Sapendo che era Malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile. E se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui. E infatti, ei si pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo loro. Con gli altri ragazzi, poi, era addirittura crudele e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che si immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo, ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l'avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: «Anche con me fanno così». E a mio padre gli dicevano «bestia», perché egli non faceva così. E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un'occhiata torva, è stato lui per 35 ettari. E un'altra volta dietro allo sciancato, e anche lui, e si metteva a ridere. Io l'ho udito quella sera. Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale, per una caduta da un ponte, si era lussato il femore e non poteva più fare il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli aveva messo come nome Ranocchio. Ma lavorando sottoterra, così ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del suo per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. Infatti lo tormentava in 100 modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: «To bestia, bestia sei! Se non ti senti l'animo di difenderti da me, che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello». O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: «Così come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu». Quando cacciava un asino, carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito curvo sotto il peso, ansante con l'occhio spento, e lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze non poteva fare un passo e cadeva sui ginocchi. E ce n'era uno il quale era caduto tante volte che ci aveva due piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: «L'asino va picchiato perché non può picchiar lui, e se potesse picchiare ci pesterebbe sotto i piedi e ci pesterebbe la carne a morsi». Oppure:
Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi, così gli altri ti terranno da conto e ne avrai tanti di meno addosso. Lavorando di piccone o di zappa, poi menava le mani con accanimento, a mo' di uno che l'avesse con l'arena, e batteva e ribatteva coi denti stretti e con quegli ah, ah, che aveva suo padre. L'arena è traditora, diceva Rianocchio, sottovoce. Somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre ed egli non batteva altro che l'arena, perciò lo chiamavano bestia e l'arena se la mangiò a tradimento perché era più forte di lui. Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, il ragazzo piagnucolava a guisa di una femminuccia. Malpelo lo picchiava sul dorso e lo sgridava: «Taci, pulcino!» E se Ranocchio non la finiva più, egli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: «Lasciami fare, io sono più forte di te!» Oppure gli dava la sua mezza cipolla e si contentava di mangiarsi il pane asciutto e si stringeva nelle spalle aggiungendo: «Io ci sono avvezzo!» Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile o di cinghia da basato, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi con le braccia e con la schiena rotta da 14 ore di lavoro. Anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane e la minestra. Egli diceva che la razione di busse non gliel'aveva levata mai il padrone, ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava, però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda del diavolo. Perciò si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui. Già, se non era stato lui, sarebbe stato capace di esserlo e non si giustificava mai. Peraltro, sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato, lo scongiurava piangendo di dire la verità e di scolparsi e ripeteva: «A che giova? Sono Malpelo!» E nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione. E non si sapeva nemmeno se la sua fosse selvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuto mai una carezza da lui e quindi non gliele faceva mai. Sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggine, di rena rossa e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa, scoprendolo sull'uscio in quell'arnese, che avrebbe fatto scappare il suo damo se vedeva con qual gente gli toccava imparentarsi. La madre era sempre da questa o da quella vicina e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole o alle altre povere bestie che non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichi d'India. Peraltro, le beffe e le sassate degli altri fanciulli non gli piacevano. La vedova di Mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello finiscono col mettersi la coda tra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava dell'arena, brutto, cencioso e lercio com'era, non lo beffavano più e sembrava fatto apposta per quel mestiere, persino il colore dei capelli. E
e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più. E in quei sotterranei, dove il pozzo d'ingresso è a picco, ci si calano con le funi e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati 12 o 13 lire, quando stanno per portarli alla playa a strangolarli. Ma per lavoro che hanno da fare, laggiù sono ancora buoni. E Malpelo, certo, non valeva di più. Se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi con la fune e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana. Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena. O il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe con la pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna. O meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino che passa la vita fra i campi in mezzo al verde, sotto i folti carrubi e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre e in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, narrava Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare con la pipa in bocca e dondolandosi sulle stanche. E gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Egli pensava che era sempre stato là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco nero che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra e descriveva come l'intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi all'infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n'erano rimasti tanti, o schiacciati o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo per il quale sono entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente. Ma una volta, in cui riempendo i corbelli, si rinvenne una delle scarpe di Mastro Misciu, e fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all'aria aperta con le funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di Mastro Misciu, sebbene i pratici affermarono che quello doveva essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso. E qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena che aveva sbatacchiato il bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall'altra. Da che poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire tra la rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa. Gliela dessero a lui sul capo la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di Mastro Misciu coi calzoni indosso, esteso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso e l'aveva sepolto vivo. Si poteva persino vedere tuttora che Mastro Bestia aveva tentato istintivamente di liberarsi scavando nell'arena e aveva le mani lacerate e le unghie rotte. «Proprio come suo figlio Malpelo», ripeteva lo sciancato, «e scavava di qua mentre suo figlio scavava di là». Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. Il carrettiere si portò via il cadavere di Mastro Misciu al modo stesso che caricava la rena caduta agli asini morti, che stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno e di carne battezzata. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per quando egli fosse cresciuto, giacché rimpicciolire le scarpe non si potevano e il fidanzato e la sorella non le aveva volute le scarpe del morto. Malpelo se le lisciava sulle gambe quei calzoni di fustagno quasi nuovi,
Gli pareva che fossero dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le scarpe, poi, le teneva appese a un chiodo sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papà, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava. Poi le metteva per terra, l'una accanto all'altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chissà quali idee in quel cervellaccio. Ei possedeva delle idee strane, Malpelo. Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua. E quando gli avevano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel manico con le sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato 100 e poi 100 anni. In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio, e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. «Così si fa», brontolava Malpelo, «gli arnesi che non servono più si buttano lontano». Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci. E Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta. E stava a considerare con l'avida curiosità di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo come comparivano i ragazzi e si aggiravano ustolando sui greppi di rimpetto, ma il rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. «Vedi quella cagna nera?» gli diceva, «che non ha paura delle tue sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più». L'asino grigio se ne stava tranquillo, con le quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le occhiaie profonde e a spolpargli le ossa bianche. I denti che gli laceravano le viscere non l'avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena badilate, per mettergli in corpo un po' di vigore nel salire alla ripida viuzza. Ecco come vanno le cose. Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle guidalesche. Anch'esso, quando piegava sotto il peso o gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse «non più, non più». Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato, sarebbe stato meglio. La sciara si stendeva malinconica e deserta fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle, tanto che una volta un minatore c'era entrato da giovane e ne era uscito coi capelli bianchi, e un altro, cui si era spenta la candela, avevano invano gridato aiuto per anni ed anni. «Egli solo ode le sue stesse grida», diceva, e a quelle idee, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, trasaliva. «Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma io sono Malpelo e se non torno più, nessuno mi cercherà». Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara e la campagna circostante era nera anch'essa, come la lava. Ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell'alto. Perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille e la campagna si disegna qua e là vagamente, perché allora la sciara sembra più bella e desolata. «Per noi che siamo fatti per vivere sotterra», pensava Malpelo, «dovrebbe essere buio sempre e dappertutto». La civetta strideva sulla sciara e ramingava di qua e di là. Ei pensava: «Anche la civetta sente i morti che sono qua sotterra e si dispera perché non può andare a trovarli».
Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli, ma il rosso lo sgridava perché chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla e nemmeno l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di essere mangiate. «Tu eri avvezzo a lavorare sui tetti come i gatti», gli diceva, «e allora era tutt'altra cosa». Ma adesso che ti tocca vivere sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che sono topi vecchi con le ali. Quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti. Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a fare le stelle lassù in alto e gli raccontava che lassù c'era il paradiso dove vanno a stare i morti che sono stati buoni e non hanno dato dispiacere ai loro genitori. «Chi te l'ha detto?» domandava Malpelo. E Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma. Allora Malpelo si grattava il capo e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la s'allunga. «Tua madre ti dice così perché invece dei calzoni tu dovresti portare la gonnella». E dopo averci pensato un po', «Mio padre era buono e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano bestia. E invece è là sotto ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io». Da lì a poco Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano portarlo fuori dalla cava sull'asino, disteso tra le corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere e che per lavorare una miniera senza lasciarvi la pelle bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato e di mantenersi così sano e vigoroso in quell'aria malsana e con tutti quegli stenti. E si caricava Ranocchio sulle spalle e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue. Allora Malpelo, spaventato, si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto e giurava che non aveva potuto fargli poi così gran male, così come l'aveva battuto, e a dimostrarglielo si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena con un sasso. Anzi, un operaio lì presente gli sferrò un gran calcio sulle spalle, un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse. E soltanto dopo che l'operaio se ne fu andato aggiunse: «Lo vedi? Non mi ha fatto nulla, ha picchiato più forte di me, ti giuro». Intanto Ranocchio non guariva e seguitava a sputar sangue e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi dalla paga della settimana per comperargli del vino e della minestra calda e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre e alcune volte sembrava soffocasse. La sera poi non c'era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto e immobile, chino su di lui, con le mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati e quasi volesse fargli il ritratto. E allorché lo udiva gemere sottovoce e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento, preciso come quell'asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: «È meglio che tu crepi presto, se devi soffrire a quel modo è meglio che tu crepi». E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo a quel ragazzo e bisognava sovvegliarlo. Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava. E il padrone se ne lavò le mani perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua. Sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano 10 lire la settimana. Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel modo, mentre che da 2 mesi non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta. Sembrava che badasse a contare quanti travicelli c'erano sul tetto. Allora il rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliolo era sempre stato debole e malaticcio e l'aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto ed era Malpelo e sua madre non aveva mai pianto per lui perché non aveva mai avuto temore di perderlo.
Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte e tornò a visitare le ossa spolpate del Grigio nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del Grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate ed anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugata gli occhi, poiché anche alla madre di Malpelo si erano asciugati i suoi dopo che Mastro Miscio era morto, e adesso si era maritata un'altra volta ed era andata a stare a Cifali con la figliola maritata e avevano chiuso la porta di casa. D'ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, né a lui nemmeno, che quando sarebbe divenuto come il Grigio, come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non si era mai visto e si teneva nascosto il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri e i malarnesi come lui e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista. Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provato la prigione e ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita che la prigione, in confronto, era un paradiso e preferiva tornarci coi suoi piedi. «Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione?» domandò Malpelo. «Perché non sono Malpelo come te», rispose lo sciancato, «ma non temere che tu ci andrai e ci lascerai le ossa». Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori l'arena. Ma ogni modo però c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo per tutto l'oro del mondo. Malpelo invece non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, seppure la sua pelle valeva tanto. Sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito da anni ed anni, e cammina ancora nel buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto, a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino e se ne andò. Né più si seppe nulla di lui. Così si persero persin le ossa di Malpelo e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, che hanno paura di vederselo comparire dinanzi coi capelli rossi e gli occhiacci grigi.